Sento di questi giorni, quest'oggi per Francesca Bodin, tra l'altro il giorno del tuo 27esimo compleanno, ben portati 27, alla grande, aiuto allenatrice lo scorso anno del gruppo sciatore Fiamme Gialle, allenatrice quest'anno, quindi passata di ruolo. Francesca, innanzitutto buon compleanno, come stai e come ti senti? Grazie, grazie mille, mi sento bene, anche se adesso sono un tecnico. Comunque non cambio perché all'inizio della stagione sono sempre gasata e non vedo l'ora che inizino le prime gare. E quindi insomma adesso finalmente siamo riusciti a arrivare sulla neve, anche con tutte le complicazioni dovute al Covid. E i ragazzi stanno bene, quindi speriamo di poter iniziare, di poter fare le gare senza avere troppi problemi e di continuare su questa strada insomma. Un'annata questa, come sappiamo tutti, difficile, è stato difficile anche organizzare per voi gli allenamenti e quant'altro. Certamente è stato complicato tutto, a partire dall'organizzazione dei ritiri, gli spostamenti in macchina, i soggiorni comunque anche negli alberghi, e devo dire che sono sempre stata supportata dal mio gruppo sportivo, che ha cercato comunque di metterci nelle migliori condizioni, e devo ringraziare anche i ragazzi perché hanno avuto veramente tanta pazienza, perché star chiusi in casa per 2-3 mesi, poi comunque spostarsi e girare col rischio di risultare positivi e rifare un periodo di quarantena, diciamo che è complicato comunque per ragazzi di 18-20 anni anche. Fiamme Gialle che saranno impegnate anche venerdì, ormai tra pochissimo, in Coppa del Mondo, ben 3 atleti nella nazionale, la stagione finalmente sta per cominciare. Finalmente si inizia, adesso toccherà poi fare l'imbocca al lupo a tutti i ragazzi e sì, speriamo che insomma mantengano alto l'onore dell'Italia in Finlandia, e a loro sicuramente va il nostro imbocca al lupo.